Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono BlazyGames68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un video che in tutta sincerità non avevo alcuna intenzione di portarvi, dato che è un video tipo compromettente al massimo, o meglio potrebbe esserlo. Però comunque dai, ci si diverte tipo tantissimo, quasi sicuramente, e quindi ho deciso di portarvelo. Infatti, come potete vedere, siamo su Kingdoms, applicazione per smartphone che credo conosciate già in moltissimi, in cui in pratica possiamo metterci alla prova per quanto riguarda dei quiz su degli argomenti specifici. E sicuramente l'avrete capito già dal titolo, quest'oggi ci andremo a mettere alla prova su dei quiz inerenti il mondo di Dragon Ball. Infatti andiamo a portarci subito all'interno del canale di Dragon Ball italiano, e la cosa figa di questa applicazione è che sicuramente possiamo fare anche dei video magari in cui sfido uno di voi, o magari più di voi, o magari si potrebbero anche fare dei video in collaborazione con gli altri youtuber. Quindi potrebbe essere davvero un gioco ultra figherrimo. Quindi questo è il canale di Dragon Ball italiano, abbiamo 1000 domande addirittura, cioè sono curiosissimo di vedere quali domande ci saranno. Abbiamo 127.000 follower e quindi vado ad avviare la partita e ci vediamo per l'appunto in gioco. Ok, perfetto, eccoci quindi nel tabellone di gioco. Siamo ovviamente contro avversario aleatorio e quindi bisognerà cercarlo dopo. E quindi questo è il tabellone di gioco, abbiamo queste scatole in cui all'interno abbiamo una domanda, e ciò che bisogna trovare in queste scatole è Re Alex, che se risponderemo bene alla sua domanda ci darà una corona. Chi arriva per primo a 5 corone vince la partita. Ovviamente noi non punteremo a vincere una partita in questo video perché ci vorrebbe tipo tantissimo. Però comunque faremo un bel po' di domande, vediamo un pochino a cosa riusciamo ad arrivare. Quindi iniziamo subito trovando Re Alex, pazzesco. Dai, cerchiamo di ottenere subito la prima corona, eh. Di che colore è principalmente Borjak? Perché Borjak, vabbè, Borjak nella sua forma finale. Beh, Borjak è sicuramente di colore verde nella sua forma finale. E quindi otteniamo la prima corona così, davvero con una semplicità estrema. Sculati al top qui, eh. Quindi, vado a caso. Becchiamo subito il mago, la domanda difficile. Beh, qui se sbaglio non voglio sapere nulla, eh. Da quale desiderio è stato generato Su Sharon? Bene, allora Su Sharon è il drago della quarta stella. Della quarta stella è il drago che ovviamente possiede, diciamo, il dono e l'elemento del fuoco. Far ingiovanire il mago piccolo, resuscitare Goku, resuscitare le vittime di Majin Vegeta, cancellare il ricordo di Majin Buu, dovrebbe essere far ringiovanire il mago piccolo, perché è legato appunto alla prima saga di Dragon Ball, e quindi pazzesco, cioè alla prima serie di Dragon Ball in realtà. E quindi siamo già andati tipo benissimo, pazzesco qui, pazzesco. Non so nemmeno io come ho ricordato questa cosa, tra l'altro. Comunque, dopo la morte di chi, Trunks del futuro si trasforma per la prima volta? Cioè, è possibile che mi fanno queste domande? Non lo so, vi sembrano delle domande da farmi? Io qui mi perdo tutto il tempo che... Questa la voglio rispondere alla fine, quando mancano 2 secondi. Ecco, però fatemi iniziare già a vedere dove si trova la risposta. Perfetto, ce l'ho già qui, eh. Ecco, appena mancano 2 secondi, speriamo che non premo male, che non tappo male sulla risposta. Eccolo, perfetto. Mancavano 2 secondi e te la do alla fine questa risposta. Cioè, queste domande non dovete farmele, per favore. Di nuovo Re Alex nella stessa posizione, non ci credo, pazzesco. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Quale tra queste è l'unica tecnica ideata da Goku? Kamehameha? No. Sfera Genkidama? No. Kaioken? No. L'unica che rimane è sicuramente il pugno del drago. Perfetto. Otteniamo 2 corone già subitissimo. Se ne otteniamo un'altra, non la otteniamo, ma se la otteniamo, si interrompe già questa partita perché non possiamo ottenere più di 3 corone. Quindi passerà subito il turno all'avversario e poi torneremo a noi e potremo quindi concludere la nostra partita se ci riusciremo. Quindi prossima domanda, speriamo di non sbagliare. Come viene tradotta nel doppiaggio Mediaset la Kamehameha? Troppo facile, troppo facile. Onda Kamehame, Onda Kamehame, questa è bellissima. Oltre alla Kamehameha, l'Onda Kamehame è bellissima. Onda energetica, onda energetica, troppo facile, assolutamente. Prossima domanda, prossima domanda. Di norma, quante persone possono entrare contemporaneamente nella stanza dello spirito e del tempo? Beh, allora, dovrebbero essere 2, però il problema è che in un episodio
entrano all'interno sia Gotenks, cioè sia Goten Trunks, che poi diventano Gotenks, Piccolo e anche Buu. Quindi io vado di 3. No, ne sono 2. Beh, raga, questa, devo dire la verità, è stata una mia carenza. Questa era facile, perché sì, possono entrarne 2, però è sicuramente una domanda a trabocchetto, perché in un episodio, o meglio, in più episodi se non sbaglio, entrano insieme Goten, Trunks, Piccolo e Super Buu. Quindi è un bordello. O forse Piccolo non c'era, però di sicuro 3 persone ce n'erano. O forse perché erano diventati Gotenks, quindi venivano contati solo come 2, quindi Super Buu e Gotenks. Beh, bordello, bordello, un bordello enorme. Anche se ricordo c'era anche Piccolo all'interno, eh. E Samuele qui già ha sbagliato lui, comunque perdonatemi la risposta sbagliata qui, purtroppo. Raga, ne sbaglieremo abbastanza, credo, però dai. Vediamo, durante l'incontro con Ki, Goten e Trunks vengono squalificati dal torneo mondiale organizzato antecedentemente alla nascita di Majin Buu. Vengono squalificati dal torneo... È strano, vengono squalificati. Vabbè, comunque vengono squalificati da Androide numero 18. Questa era la risposta, però un pochino strana la domanda. Comunque, procediamo. Altra domandina, chi si cela sotto la maschera di Grezza? Davvero? Davvero? Cioè, davvero sono queste le domande che dovete farmi? Ah, tra l'altro lui ha ottenuto la corona, attenzione. Chi tra questi nemici è resuscitato più volte? Sicuramente Freezer, senza ombra di dubbio, assolutamente. Quindi, prossima. Troviamo una guida che ti indicherà 2 scatole in una delle quali si trova il re. Perfetto. Quanti sono i componenti della squadra Sigma? Dio santo, chi se la ricorda la squadra Sigma? La squadra Sigma non erano i Parapara, no, assolutamente. La squadra Sigma era quella di Rildo, o sbaglio? Beh, dovrebbero essere 4. Sì, sono 4, fortunatamente. Quindi ci dà una scatola in cui potremmo trovare il re, proviamo questa. No. Quindi però sappiamo che si trova in quella sopra. In quali universi si trova la Terra? 6° e 7°. Perfetto. Direttamente da Dragon Ball Super. E quindi troviamo Re Alex. E vediamo un pochino che domanda ci pone. Chi è il primo combattente in cui si imbatte Raditz al suo arrivo sulla Terra? Beh, la prima persona in assoluto è il contadino di livello combattivo 2, se non sbaglio. Però la prima persona è sicuramente Piccolo. Impossibile dimenticare una cosa del genere. E quindi otteniamo la terza corona e se Dio ce la manda buona, forse riusciamo anche a concludere questa partita. Vediamo un pochino, ecco, cioè ci becchiamo subito la domanda difficile, non ci credo. Da quale desiderio, di nuovo, da quale desiderio è stato generato Ryan Sharon? Vediamo se riusciamo a toglierne subito una. Vittime di Freezer, Bora, no, non c'è quella lì purtroppo del ringiovanimento del grande mago Piccolo. Però resuscita Ryan Sharon, chi era? Ryan Sharon, se non sbaglio, era proprio il primo. E probabilmente era resuscitare Bora, perfetto. Non mi chiedete ancora una volta come sto ricordando queste cose, però Ryan dovrebbe essere il primo drago malvagio. Non voglio andare errato. Un'altra guida. Vediamo. Da chi vengono sconfitti Recom e Barter? Oddio, Recom e Barter. Beh, fermi tutti. Recom e Barter. Da Goku? Questa non la ricordo, regà. Non la ricordo minimamente. Dovrebbe essere Goku. Cioè Goku fa fuori tipo quasi tutti nella squadra Ginyu. Però sono indeciso anche con Vegeta. Perfetto, è Goku. Perfetto, meno male. E quindi, lo sapevo. Però abbiamo la possibilità di rubare una corona. Rispondendo bene a 3 domande. Chi combatte contro Darbula all'interno della navicella di Babidi? Ragazzi, non potete farmi le domande che riguardano un personaggio in particolare. Non potete farmi queste domande.
Bellissimo quello scontro, tra l'altro, Da chi viene eliminato Babidi? Babidi viene eliminato da... non lo so, non lo ricordo minimamente. Non lo ricordo. Da Majin Buu. Prossima, dai! L'ultima, da chi viene sconfitto Hit nella finale del torneo tra il sesto e il settimo universo? Sul serio? Sul serio? E quindi otteniamo una corona, otteniamo la quarta corona, ci rubiamo la sua e ragazzuoli, abbiamo la possibilità di vincere qui la partita con la prossima domanda. Perché sappiamo dove si trova Realex, infatti si trova proprio sopra questo qui che non ricordo sinceramente come si chiami. E quindi abbiamo Realex, signori, rullo di tamburi, anzi niente rullo di tamburi. Realex, dammi la domanda giusta. Con quale mossa viene sconfitto? Signori, c'è la vittoria. C'è la vittoria perché la mossa è la Kamehameha per 10. Anzi no, è la Kamehameha Big Bang. Però potrebbe essere il pugno del drago, ma è lei, è la sfera Genkidama o super sfera Genkidama in realtà. E quindi signori, vinciamo la partita. Vinciamo la partita. Sbagliamo una domanda, risposte corrette 17. Pazzesco. Samuele De Mazzo, hai giocato benissimo, mi dispiace soltanto che sei capitato un pochino maluccio. Tra l'altro potrebbe essere anche un fan, chissà. Sarebbe figo, una cosa del genere, anzi sarebbe figa in realtà. E quindi ragazzi, io detto questo, direi che possiamo concludere anche qui questo video. Beh, ci siamo fatti una bella vittoria, magari andassero tutte così le partite, magari. E chissà, magari se volete qualche altra sfida o contro uno di voi o contro più di voi, mandatemi le richieste, poi vi giro magari in basso il mio nickname perché devo crearmene uno, dato che... vi dico la verità, uno mi è stato rubato, non so come. Cioè Blaziken68 non riesco a metterlo. Cose assurde, ma non riesco a mettere Blaziken68. Quindi ragazzuoli, vi ripeto, credo che vi lascerò magari nei commenti o proprio nel video il mio nome, appunto, che utilizzo in questo gioco. Quindi mandatemi le richieste, magari cercherò di accorpare delle richieste e le utilizzerò per farci quindi un video. Quindi fatemi sapere se video di questo genere possono piacervi, fatemi sapere se volete qualche altro video quindi su questo gioco, e quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente di lasciarmi un mi piace, lasciate un commento, ho detto lasciarvi un mi piace, comunque lasciarmi un mi piace, fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti, condividete questo video, e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.